Buongiorno a tutti, sono Marco Talamini, lo chef del ristorante La Torre di Spilimbergo e oggi farò per voi una ricetta, i gnocchi di patate ripieni di grana padano con gamberi saltati. E gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di patate lessate, 250 g di grana padano oltre i 16 mesi, cipolle, sedano e carote tagliate a cubetti, un uovo, pochissima panna, 150 g di farina, 12 gamberi freschi, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, pepe quanto basta e del sale rosso dell'Himalaya. Iniziamo pelando le patate che abbiamo appena cotto. Una volta pelate le patate le tagliamo a pezzettoni e le sistemiamo nella ciotola della planetaria, facendola girare per raffreddarle un po'. Mentre le patate si stanno raffreddando, prepariamo i nostri gamberi, togliendo la testa e pelandoli completamente del carapace. Ecco, una cosa molto importante è togliere il budellino, che aprendo bene la schiena col coltellino ai gamberi, perché potrebbe esserci dentro della sabbia che naturalmente rovinerebbe il sapore del gambero. Poi si aprono bene i gamberi in modo da aprirli proprio a libro. Per sicurezza daremo una sciacquatina ai nostri gamberi sotto l'acqua fredda. Allora andiamo a preparare la bisque di gamberi, inserendo praticamente le nostre verdure nella pentola. Dopodiché aggiungiamo le teste dei gamberi, facciamo scaldare per bene. Sta cominciando a cantare, quindi sfumiamo con il vino bianco. Lasciamo insaporire bene. Copriamo i gamberi e le verdure con dell'acqua. Allora, abbiamo grattugiato il grana padano oltre 16 mesi e messo in una ciotola lo praticamente ammorbidiamo con pochissima panna. Allora, bisogna creare appunto questo impasto morbido con il quale si formeranno delle palline che all'interno del nostro gnocco, quando si cucina, diventa una fonduta morbida. Adesso procediamo a impastare i nostri gnocchi. Facciamo girare la planetaria con le patate che sono leggermente tiepide. Aggiungiamo il nostro uovo. Non deve impastare a lungo, appena le patate si è formato un bel impasto abbastanza denso, fermiamo la macchina e estraiamo il nostro impasto. Ecco fatto. Vedete? L'impasto è perfetto. Allora, spolveriamo il tavolo con leggermente di farina, poi prendiamo il nostro impasto di gnocchi. Lo allarghiamo, sempre tenuto ben infarinato. Dopodiché, con l'aiuto di un bicchiere a casa oppure con una coppa pasta, prepariamo i nostri gnocchi. Li giriamo dalla parte dove c'è meno farina e ripetiamo l'operazione fino a quando abbiamo finito l'impasto dei gnocchi. Bene, adesso procediamo con il riempire i nostri gnocchi, praticamente come se fossero dei ravioli. Facciamo una bella pallina di grana padano, la mettiamo nel centro e poi facciamo questo raviolone chiudendolo delicatamente con le mani. A questo punto filtriamo il nostro brodo di gamberi in un'altra pentolina. Non voglio un sapore molto forte, quindi non schiaccio le teste. Deve essere un brodo molto delicato. E lo facciamo ridurre ulteriormente.
A questo punto abbiamo preparato tutte le nostre cose, il brodo, l'acqua bollente, abbiamo tirato fuori i gamberi dal frigorifero, preparato una padella fredda con almeno 0,5 cm di olio extravergine d'oliva, freddo, e ci sistemiamo dentro i nostri gamberi. Facciamo roteare la padella leggermente in modo che i gamberi vengano praticamente coperti di olio e accendiamo il calore al minimo. I gamberi devono arrivare al massimo a una temperatura di 45 gradi. Nel frattempo cuciniamo i nostri gnocchi immergendoli nell'acqua bollente salata. E prepariamo una fondina per l'impiattamento. Ecco, adesso possiamo procedere con l'impiattamento. Prendiamo due gnocchi a testa, li sistemiamo praticamente in maniera parallela, prendiamo i nostri gamberi e li sistemiamo uno per ogni gnocco. Condiamo con appena appena un filo d'olio. Portiamo in tavola così e davanti al commensale versiamo il brodo caldo. Allora diamo un tocco di sapidità in più con qualche granellino di sale rosso sopra i gamberi. Questo è il nostro piatto, gnocchi ripieni di grana padano con gamberi saltati.